arrivato l'autunno, dobbiamo dedicarci alla gita autunnale. L'anno scorso abbiamo fatto l'Anvers e quest'anno facciamo la Drette. Siamo qua a Chambave, partiamo da Chambave, andremo a Verreil e faremo tutta la collina che attraversa Aosta fino a attraversare Aosta per finire a Saint-Pierre. Ciao! Ciao, ciao Dino! Nelle parte, le parte qui! Ah, sei che vuoi entrare a fare? Non si! No, è piacevoloso! Ah! E come lei la città a Venezia? Sinceramente no, la fai sei te più bella! Ma sei due più bella! E perché le passe bella? L'applauso? Trop sec? A parte ciò che lo sec da Derry! Quindi tu levi per levare la fine di Juliette! Le sang n'est pas mieux voulu la bêta et va pas tirer qu'à l'océan. Adon Piccioroso. Piccioroso, ouais. Et sta vigne via de bouteille de vigne de vin. Ah, ne, fio pure bottiglie, beh io so pic. Tutta ta migiane. Un bottiglion, beto bottiglion, c'ho. Allora, non ha in bottiglia, in bottiglio. Adon buon Venezia. E va fede un bon dir. D'accord. Ciao ciao. Ciao. Ed eccoci arrivati al primo castello, Castello di Cly. Oggi, facendo la Drette, ne vedremo molti di castelli. Questo è il primo. Qua incontriamo il Rue Marseillais che parte da Saint-Denis e va alla centrale di Covalou nella vallata del Cervino appena prima del villaggio di Antey. Dopo aver visitato il castello di Cly e Saint-Denis abbiamo preso il bivio per venire alla pista di Schirol e ai campi
degli sport tradizionali di rapì. Ci siamo fatti un bel giro intorno alla pista e adesso prendiamo la strada per noi. Qua siamo al bivio per la strada di Nus. Ed eccoci arrivati sulla strada che da Nus sale a Saint-Barthélemy. Saliamo 500 metri, prendiamo il bivio di Marsan e andiamo a vedere il castello di Nus. Ed eccoci arrivati al castello di Nus. Purtroppo i primi due castelli di oggi, quello di Cly e quello di Nus, sono quelli un po' più malmessi. Attraversando la collina di Quart abbiamo di fronte l'Elore con i suoi tre laghi, logicamente da qua non si vedono, però si vede il tracciato per andare all'Elore e spunta la Becca di Nona e l'Emilius, che da più avanti li vedremo, da Aosta li vedremo proprio di fronte. Eccoci qua al belvedere prima del castello di Quart e da qua abbiamo un'ampia vista su tutto il nord della Valle d'Aosta, a partire dalla Becca di Nona. Vediamo tutte le vallate, il Ruitor, una bella veduta. Dal belvedere del castello di Quart possiamo anche vedere il centro di recupero degli animali selvatici, dove tutti i tipi di animali feriti per qualsiasi caso vengono curati in questa zona qua. Eccoci arrivati al sentiero che parte dal castello di Quart e va al Beato Emerico e poi prosegue per Trois-Villes di Quart, e facendo un giro circolare di 2 ore e mezza, 3 circa, dipende da quanto uno è allenato, è una bellissima passeggiata. Da notare che questo è il posto nei dintorni di Aosta dove
va via la neve per prima. Quando cade la neve a basse quote qua, gli amanti della corsa e della camminata è dove vengono a fare le loro prime uscite. All'uscita del castello di Quart possiamo fare due itinerari, sia prendere l'asfalto e proseguire sempre verso nord, leggermente di traverso in mezzo alle vigne, sia salire 200 metri e prendere la via francigena, le Chemin des Vignobles, sempre in mezzo alle vigne, ma un po' più sentiero, facilissimo. Eccoci arrivati al monastero di Quart, dove per scelta o per voto, non so per che cosa, le suore hanno deciso di fare una vita di clausura. Dunque, che io sappia, non escono di qua e hanno delle preghiere da fare a certe ore, una vita proprio di convento, piuttosto seria. Arrivando a Saint-Christophe incontriamo un'enorme superficie di vigneti di tutti i tipi di vini della Val d'Aosta. La nostra gita continua verso nord, siamo arrivati al Cru, diciamo un po' lo stadio degli sport popolari della zona di Saint-Christophe,
come si vede siamo in autunno e ci sono un sacco di squadre che giocano al Fiolet. Ciao Ezio. Ciao Roby. Pardon. Tutto a modo. La sfida away. E voi giù in punto sento ieri nella deriva di campionato, quella deriva dell'andata, insomma, nella andata. E chi gagna la locampa la prossima di mezzo giù entro una contra. E chi gagna più di mezzo va contro il Savenso con le promiglie. Ma avete in forma come le esatte di Zan o avevo Covid e avete ci capivo? No, non ci capivo, fa dire che non ci capivo io, perché non faccio io di Furie e solo abbaglio uno cica di stimolo per tornare giù d'autun, hai all'impede Zan che fa un po' mille promiglie d'autun. E appena tornato. Insomma, le cica come le Rhein, resti cica Bau, Fipadumo. Esatto, Fipadumo. Adon, buona competition. Merci. Ciao. Merci. Ciao, ciao, ragazzi. Siamo arrivati al Parco Somon, alle porte di Aosta. Adesso facciamo una piccola risalita, prendiamo la panoramica per arrivare al Castello di Sane. Ed eccoci sulla panoramica di Aosta che ci porta al Castello di Sane. Ovviamente questo giro qua ti permette di fare molti tagli. Adesso io lo faccio vedere tutto lungo, perché la nostra meta è il Castello di Saint-Pierre. Ma una volta arrivata ad Aosta, al Parco Somon, uno può riprendere la ciclabile e andare a casa sua, o se ha lasciato la macchina a Chambave, prende la ciclabile e arriva direttamente a Chambave. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla penultima meta della nostra gita, il maestoso Castello di Sane.
Ed eccoci qua sulla collina che divide Sarre e Saint-Pierre in mezzo alle vigne, con l'uva bella matura, pronta per la vendemmia. Qua sotto vediamo il priorato di Saint-Pierre e adesso proseguiamo la nostra gita per il castello di Saint-Pierre. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro tour al castello di Saint-Pierre. Purtroppo è in ristrutturazione, però questo giro a bassa quota è consigliato e alla portata di tutti. Logicamente, a seconda dell'allenamento che uno ha, si può fare la parte sud o la parte nord.